Le piante sono presenti in ogni luogo del nostro pianeta e nelle vite di ognuno di noi. Non siamo ciechi e sordi, ascoltiamo le loro storie. Con Stefano Mancuso. La tigre sì e le piante no. In un convegno di scienziati mi presento con «Mi occupo di piante, sono un agronomo». All'inizio il mio impeccabile interlocutore la prende come una battuta. Non sa esattamente neanche cosa sia un agronomo, soltanto che è qualcosa che ha a che fare con la terra. Questa bizzarra parola gli ricorda vagamente la grande letteratura russa. Non era forse Tolstoi a menzionare di tanto in tanto degli agronomi nei suoi romanzi? Se è di buone letture, con un sorriso sforzato, tirerà fuori K, il protagonista del Castello di Kafka. Ah, interessante, quindi lei fa lo stesso lavoro di K? Vorrei dirgli che K è in realtà un agrimensore, ma non ne ho mai il tempo. Saputo che sono un agronomo, scappano tutti come cerbiatti. È un'esperienza condivisa, credo, da chiunque si occupi di piante. La ricerca in ambito vegetale è considerata come qualcosa che attiene più al mondo delle fattorie che a quello della scienza. Questa visione distorta della realtà ha come conseguenza che in tutti i campi dello scibile, dalla biologia cellulare all'anatomia, dall'ecologia alla storia dell'evoluzione, le scoperte ottenute grazie alle piante hanno sempre avuto una rilevanza prossima allo zero, se confrontate con quelle ottenute nel mondo animale. Pensate all'irrazionalità di questa posizione. Le scoperte effettuate nell'85% degli esseri viventi, le piante, richiedono, per essere ritenute universalmente valide, di essere confermate nello 0,3% del mondo animale. Non il contrario. Che l'85% che è il mondo vegetale sia una rappresentanza indiscutibile della vita del pianeta non interessa a nessuno. La nostra visione del mondo come un luogo in cui i conflitti e le privazioni sono forze basilari che dominano l'evoluzione è un classico esempio di questa distorsione animalocentrica. Dobbiamo tornare alla forza principale che modella la vita, ossia la cooperazione fra gli esseri viventi. Un bosco non è un insieme di alberi diversi, ma una comunità di individui. Gli alberi, collegati attraverso complesse reti radicali, si scambiano tutto ciò di cui necessitano. Esempio magnifico di mutuo appoggio. In questo senso le piante ancora una volta sono un modello da imitare. Sono loro le maestre del mutuo appoggio sulla terra. A differenza delle città ideali, rappresentate nei quadri rinascimentali, completamente edificate e senza la benché minima presenza di un singolo filo d'erba, le città del futuro dovranno essere completamente ricoperte dalle piante. Se le città sono particolarmente vulnerabili al riscaldamento globale, la buona notizia è che sono anche il luogo dove il riscaldamento globale può essere combattuto con più efficacia. Poiché è in città che si produce il 75% della CO2 di origine umana, è qui che va bloccata, utilizzando gli alberi per rimuoverne la maggior quantità possibile dall'atmosfera. I saggi di Stefano Mancuso. La tribù degli alberi, Einaudi 2022. La pianta del mondo, la terza 2020. La nazione delle piante, la terza 2019.
Discorso sulle erbe, dalla botanica di Leonardo alle reti vegetali con Friggio Capra, Aboca Edizioni 2019. L'incredibile viaggio delle piante, la terza, 2018. Plant Revolution, Giunti, editore 2017. Botanica, viaggio nell'universo vegetale. Aboca Edizioni 2017. Biodiversi con Carlo Petrini, Slow Food 2015. Uomini che amano le piante, Giunti Editore 2014. Verde brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, con Alessandra Viola, Giunti Editore 2013.